Mi sembra proprio di entrare in un'altra epoca. Avete visto, c'erano anche i cowboys, negozi di antiquariato, donut shop, con la scritta Main Street. Buongiorno dal Texas, siamo precisamente a Smithville, 3920 abitanti, Central Texas. Il nostro viaggio nell'America vera è una domenica mattina e oggi ho un po' più di tempo, quindi voglio entrare in alcuni di questi posti. Non voglio solo raccontarvi le cose mentre sono al volante, ma visto che qui ho trovato questo donut shop, ho pensato che non c'era niente di più tipico che fare un pit stop qui. Ecco, questo è l'interno di questo donut shop. Vedete, ci sono donuts, colaci, croissant e avete visto, c'erano anche i cowboys. Ma andiamo con ordine. Dicevo, cibo, non c'erano solamente donuts, ma c'erano anche colaci. Colaci cos'è? Sono delle paste tipiche della Repubblica Ceca. E vedete sulla destra, Dollar General, mentre ci addentriamo verso il centro di Smithville. E beh, i colaci erano tipiche, diciamo, di zone come Wisconsin, Nebraska, Oklahoma, dove c'è una forte popolazione proveniente dalla Repubblica Ceca, ma ovviamente questa influenza è arrivata anche più a sud, anche qua in Texas, e spesso si trovano colaci in, diciamo, donut shop o comunque bakery. Ne ho provato uno, molto buono, molto buono. E parlavo quindi dei cowboy. Avete visto, la maggior parte della clientela erano cowboys. E voi direte, vivi in Texas, di cosa ti sorprendi? Beh, è vero, io vivo in Texas, ma è anche vero che nelle grandi città puoi vedere qualcuno vestito da cowboy in centro, ma sono spesso turisti, mentre qui vedete sulla sinistra la chiesa cattolica, dove tra poco andrò, essendo anche domenica mattina, così faremo un'altra esperienza tipica dentro una delle realtà di queste piccole città, di queste small town nella provincia americana. E quindi cowboys ne vedi, ma sembrano più che altro cose turistiche quando li vedi nelle grandi città. Invece qui queste persone che ho incrociato stamattina mi davano proprio l'idea di essere cowboys, no? Proprio autentici. Questo è il loro outfit di ogni giorno: stivale, jeans, cintura, camicia, cappello. Esperienza molto tipica, sicuramente non ordinaria. E stiamo entrando, come vedete, bello questo murales che abbiamo visto sulla destra con la bandiera del Texas dipinta. Stiamo arrivando nel centro di Smithville, e ovviamente il centro è sempre un incrocio. In questo caso, vedete qui, siamo proprio all'incrocio, la scritta Main Street, questi edifici di mattoni rossi così colorati, così belli con il sole che gli batte in questa bella mattina di luglio. E adesso vedrete com'è pittoresco questa Main Street, eccola qui. Vedete subito il parcheggio spina di pesce, tipico di queste realtà. Queste tettoie qui sulla destra e sulla sinistra queste, potremmo chiamare portici tettoie, che mi danno tanto quel vibe del vecchio Far West. Del resto siamo in Texas, questo qui è come era tanti anni fa, è rimasto tutto molto simile. Vedete sulla destra negozi di antiquariato, un coffee shop, e qui finisce, diciamo, la Main Street e sbatte praticamente contro il depot, che è laggiù, ed è, diciamo, la ferrovia, la stazione ferroviaria. Scusate, dicevo, spesso quando si parla di piccole città in Texas si parla di ferrovie, no? E ci sono storie di questo tipo da raccontare anche in questo caso. E questa è una strada parallela alla Main Street, stiamo ritornando indietro, però vedete un altro edificio che è un misto, secondo me, di, come si può dire, tra l'altro vedete questo vecchio truck qui parcheggiato. E mi piace molto questa stazione di servizio che ho visto prima con la coda dell'occhio mentre guidavamo. È proprio old style, old school, chiamate come volete, no? Con queste colonne, dà proprio l'idea dei tempi andati. Ok, non passa nessuno, attraversiamo e ci addentriamo in quest'altro lato della città, che invece ha più abitazioni. Vedete, case anche piuttosto belle in questo stile. E qui si volta sulla sinistra e si ritorna nella Main Street, ma da un altro lato. Mi piace notare come
luglio, no, il periodo del 4 luglio, ci sono sempre questi banner o queste cose patriottiche, questi in display, non solo le bandiere nelle case. Ok, ora ci avviamo in chiesa. Ok, sono stato anche nella chiesa cattolica di Smithville che si chiama San Paolo, parrocchia di San Paolo, e vedete qui subito c'era all'ingresso un'immagine della Vergine di Guadalupe, ovviamente amatissima in Texas, e questo è invece il bollettino della chiesa, che è la cosa che più mi colpisce spesso quando visito una chiesa in America. In Italia io non li ho mai trovati questi. Comunque sono tutti annunci sugli eventi che succedono, ma la cosa più interessante è l'ultima pagina, cioè la pagina con gli annunci pubblicitari, perché ho sempre come la sensazione che chi appare qui in questa pagina è qualcuno che è davvero radicato dentro la comunità e vuole segnalarsi e farsi vedere. Avete visto Texas Propane, quindi gas, oppure plumbing, cioè impianti idraulici, c'è una funeral homes, quindi le pompe funebri, c'è addirittura Whataburger, che è una catena di fast food specializzata naturalmente in burgers che si trova qui in Texas, il car dealership locale, cioè il concessionario di auto, insomma tutte queste realtà, piccolissime imprese di questa zona, che vogliono essere lì nel giornalino della chiesa. E poi volevo così anche dire quello che ho visto dentro la chiesa, cioè chi c'era, chi ho trovato, cosa ho visto proprio, cosa ho notato. Dunque, la cosa che più mi ha colpito sono stati il numero di bambini che ho visto, nello specifico famiglie con bambini, segno che la fede da queste parti, è presa sul serio dai genitori. Dal momento in cui la loro famiglia nasce, tutti vanno in chiesa. Un po' mi ha sorpreso anche trovare un'età media così bassa dentro la chiesa durante la messa. Vedete, intanto qui siamo sempre nella Main Street, questo è un locale dove c'è, diciamo, un coffee shop con breakfast, lunch e molto pittoresco, devo dire, questa tettoia qui sotto. E se poi guardate anche più in giù, c'è questa bellissima prospettiva, no? La bandiera texana dipinta là, ecco, proviamo a fare questa cosa, la bandiera texana dipinta laggiù e qui la bandiera americana, questo faccio una foto, magari la metterò sul mio Instagram profilo. Guardate il mio profilo Instagram se vi piacciono le foto dell'America che gli altri non vi fanno vedere, ne ho messe tantissime in tutti questi anni. Comunque, per chiudere il discorso, no, della Chiesa, vuol dire vedere un'età media così bassa in Chiesa vuol dire anche che questa potrà essere una piccola cittadina, ma che i giovani scelgono di viverci, le giovani famiglie scelgono di viverci. E qualcosa che molte altre piccole realtà, almeno in America, non avevo visto in passato. Eccoci sempre qui nella Main Street, e qui c'è questa specie di colonnina con delle foto storiche della città. Allora, questo mi dà la possibilità di parlarvi di Smithville e della sua storia, la storia di questa città, come è nata Smithville. Allora, la prima persona che arrivò qui e iniziò praticamente un insediamento, si chiamava Thomas Jefferson Gadsley nel 1827. Non c'era praticamente nulla qui e siamo ancora quindi prima della battaglia dell'Alamo, prima della battaglia di San Jacinto, il Texas non era ancora indipendente. E comunque Thomas Jefferson Gadsley fu una persona molto importante per Smithville, ma poi anche poiché combatté nella guerra di indipendenza del Texas, fu parte di coloro che scrissero la Texas Declaration of Independence, che abbiamo visto quando siamo stati a San Antonio all'Alamo, e anche ha scritto la Costituzione del Texas. Quindi questa è stata una figura molto importante per la città. Ma poi voi vi direte allora perché si chiama Smithville? Beh, perché a un certo punto naturalmente Gadsley nel 1853 è morto e poi dopo alcuni anni arrivò qua William Smith con la sua famiglia, e uomo d'affari, una persona che ha fatto molto per questa città e da lì è stata soprannominata la città Smithville e poi nel 1895 è diventata città incorporata. Ecco qui.
Questa immagine mi sembra fantastica, bellissima, questo track così subito fotografarlo. Questo track blu, azzurro in realtà, davanti alla scritta Smithfield General Store, mi sembra proprio di stare in un'altra epoca ed è il bello di venire qui in queste piccole realtà, cioè davvero un tuffo nel passato ogni volta. Qui qualche altra attività commerciale qua sotto. Però insomma, la storia di Smithville è interessante perché proprio parte ancora da prima dell'Alamo e poi si rifà, diciamo, al discorso della ferrovia che c'era qui, che passava qui di fianco, l'avete vista prima. E naturalmente quando c'è la ferrovia, il commercio, le città, anche se piccole, poi costruiscono le loro fortune su tutto questo. Tanto è vero che poi negli anni la città si è ingrandita ed è arrivata a possedere, qui c'è un diner, magari potremmo fermarci un'altra volta, ora non ho fame dopo il colace che ho mangiato. Però comunque la città si ingrandì, diverse attività commerciali vennero aperte e diciamo questa è stata la storia di Smithfield negli anni. E voglio tornare un attimo sul discorso del giornalino della chiesa con quella pagina di annunci pubblicitari. Ecco, ho come la sensazione che chiunque si trovi in questa città e abbia un'attività come questa, per esempio, qui nella strada principale, voglia comparire in quella pagina. Ed ecco quindi il concetto del senso di comunità, il sense of community, che si rischia di perdere quando si vive in realtà più grandi, anche con più cose da fare, distrazioni, ma dove magari si guarda di più a se stessi. È bella l'esperienza comunque di andare a una funzione religiosa in America, io lo raccomando a tutti. Le chiese sono anche molto più organizzate, credo, delle nostre in Italia e lì dentro vedi un pezzo della società. Attraversiamo, qui vediamo questo negozio di antiquariato. Mi piacerebbe che commentaste magari in questo video se vi aspettavate che appunto una parrocchia avesse una mini rivista sua settimanale e soprattutto con tutti quegli sponsor. Non so se questi oggetti di antiquariato possono interessare qualcuno di voi, ma siamo again nella Main Street di Smithville. Prima di andare avanti con l'ultima parte del video, vi raccomando di andare sul mio sito italytousa.com, scaricate l'ebook gratuito su come trasferirsi negli Stati Uniti e soprattutto iscrivetevi alla mia newsletter per stare aggiornati su quello che faccio, sui miei video e su tutto quello che succede nell'America vera degli Stati Uniti. Allora, è piuttosto caldo, quindi torno in macchina, riaccendo l'aria condizionata perché erano 37 gradi lì fuori. E adesso invece andiamo a parlare un po' dei dati sulla popolazione di questa città di 3.900 abitanti. Siamo in una zona ovviamente residenziale, l'età media è 38,7 anni, e più alta dell'età media in Texas che è 35. Ci sono poi 51% di uomini e 49% di donne in questa città. Bello questo viale alberato, niente male. Il reddito medio di una famiglia a Smithville è di 58.000 dollari, nell'area metropolitana di Austin, Round Rock, Georgetown è 85.000, in Texas è 67.000 dollari. Le persone che vivono sotto il livello di povertà a Smithville sono 7,7% e guardate quel canestro lì che avete visto sulla sinistra ora che davanti mentre voltavo, tipico di queste case, tipico della vita americana. In Texas le famiglie che vivono sotto il livello di povertà sono invece il 14%, qui invece 7,7%. Il 56% delle persone in questa città sono sposate. Altri dati per quanto riguarda il valore delle case. Qui le case costano una media di 180.000 dollari, nel Texas è in generale 202.000, quindi sono numeri abbastanza in linea col Texas, meno ovviamente con l'area metropolitana di Austin, dove il prezzo medio è 326.000, quindi molto diverso. E il tipo di popolazione che c'è da queste parti, possiamo dire in base ai dati che ci vengono dati, il 3,1% dati del Census Report sono stranieri.
Sempre bello questo clima da 4 luglio e di festa, vedete queste case con le bandiere issate fuori. E qui siamo di nuovo nella zona del centro e c'è un altro dato interessante per quanto riguarda il livello di educazione. Il 90% degli abitanti di questa cittadina ha conseguito un diploma di scuola superiore, mentre il 20%, 20,8% ha conseguito una laurea o qualcosa di più alto dal punto di vista dell'education. Mi piacciono molto queste case, sono molto le piccole case dell'American Dream, magari non sfarzose, magari un po' vecchie anche, ma hanno qualcosa, uno charm che si trova spesso solo da queste parti. E vedete il luogo, il driveway dove ci sono le macchine per il garage, in questo caso se non c'è il garage sono coperte perché comunque qui il sole picchia, il sole batte e quindi non vuoi entrare in una auto che è un forno ogni volta in estate che esci. Oggi qui ci sono 37 gradi a Smithville, quindi sicuramente non si scherza. Questa credo sia di nuovo la Main Street. Sì, adesso la imbocchiamo e usciamo dal paese. E per quanto riguarda le elezioni politiche, mentre ci accingiamo all'ultimo giro nella Main Street, volevo così, ho dato un'occhiata a chi ha vinto le ultime elezioni da queste parti. Ecco, hanno vinto alla grande i repubblicani in questa città, il precinto 2015, precinto intendiamo il collegio, no? Il collegio elettorale di questa, della Bastrop County, quello di Smithville, si chiama 2015, Abbott. Governatore in carica, terzo mandato, ha ottenuto il 60% delle preferenze, mentre il candidato dei democratici Beto O'Rourke ha ottenuto il 37% delle preferenze. Quindi è stata piuttosto netta anche qui la vittoria repubblicana. E sappiamo, i repubblicani hanno una tradizione più forte in queste piccole small town, una forte tradizione in Texas, anche se ovviamente nelle grandi città troviamo quasi sempre i democratici a vincere. I democratici vincono nelle grandi città, in Texas e anche nella regione del South Texas, quella al confine, quella proprio al confine col Messico. Non può mancare la Torre dell'Acqua e volevo farvela vedere con la scritta Smithville, naturalmente immancabile, posta qua, laggiù vedete un treno che passa, quindi in metri c'è tutta Smithfield, sulla sinistra c'è anche il Memorial Veteran Monument, un monumento costruito per appunto ricordare i veterani delle guerre, coloro che hanno combattuto nell'esercito degli Stati Uniti, chi non è più tornato perché ha sacrificato la propria vita. E qui siamo nella strada che ci porta fuori da Smithville e ci porta verso ovest, quindi verso Bastrop e verso Austin. Ma prima di uscire e passare sul maestoso Colorado River, vedete sulla destra l'altra Torre dell'Acqua, quella più vecchia, no? Quella più tipica. E qui mi fermo un secondo, ma proprio al volo, non mi fermo neanche, ma voglio far vedere questo barbecue restaurant, che apparentemente è molto molto famoso qui a Smithville. Io ho la pancia piena, non mi posso fermare, però vedete la casa vecchia, tipica, colorata di arancione, la scritta barbecue, di fianco una stazione di servizio. Siamo veramente nell'America rurale, siamo nel Texas rurale, però ho visto passare una Tesla adesso, incredibile! Beh, vedete, è un mix, è sempre un mix e forse sarà sempre di più un mix, ma quando siamo qui, quando siamo in queste realtà, che adesso vedete sulla sinistra c'è questo supermercato che non c'è a Austin, non l'ho mai visto, credo. Ti rendi conto di essere in un'America diversa. Ecco il Colorado River che passa dalla città di Austin e poi continua tagliando il Texas verso est, verso il Golfo del Messico. Rimettiamo la telecamera nella posizione giusta davanti a noi, la strada che ci porta fuori da questa città. Ed ecco quello che, così, cosa ho visto oggi, cosa ho imparato oggi in questa città. Beh, ho visto una città molto tranquilla, sicuramente non c'era molto che succedeva una domenica mattina, probabilmente la gente stava facendo altre attività, ma allo stesso tempo ho visto una città che ha diversi business aperti e sulla destra c'è naturalmente la campagna, sulla sinistra un piccolo aeroporto qua, c'è un field, diciamo un piccolo aeroporto turistico e qui c'è la strada che invece conduce
da Austin, questa autostrada che passa qui sopra, non è un'autostrada, è una strada, potremmo dire, a scorrimento veloce, una superstrada che porta da Austin fino alla Grange, che poi dove poco dopo c'è l'autostrada che va da San Antonio a Houston. Ci avviamo quindi nella parte finale di questo video. Oggi abbiamo fatto colazione con i cowboy, siamo stati in una chiesa, abbiamo passeggiato per una Main Street che ci sembrava proprio una del Far West, con tanto di bandiera texana disegnata, dipinta sul muro e quel truck azzurro che abbiamo visto fenomenale. Qui stiamo per riavviarci verso la superstrada che ci riporterà verso Austin. Vedete, sulla destra ci sono, sulla destra e sulla sinistra, diverse case, anche piuttosto grandi. Ci sono alcune con la recinzione, altre meno. Questa fence, questa staccionata che vedete bianca sulla destra, per me è un po' l'essenza del Texas rurale, cioè quella staccionata bianca a delimitare il ranch o comunque la tua proprietà privata in questo stato che dà così tanta importanza alla proprietà privata e a quello che gli individui possiedono. Un saluto e until next time, peace out!